A Palazzo di Città, dove 10 anni fa iniziò l'avventura di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, la Salernitana ha ricevuto l'abbraccio dell'amministrazione comunale, sindaco, assessori e consiglieri. Hanno voluto omaggiare i protagonisti della cavalcata in Serie A, interpretando il sentimento di un'intera città. I due imprenditori, soddisfatti e commossi, hanno ricambiato con affetto, rassicurando tutti sul futuro. Il problema che pongo io oggi è che è un problema legato a quello che è il rispetto della normativa, e quindi noi dovremmo fare in maniera che venga rispettata in modo pedissequo con la normativa. Io quindi ritengo che la Salernitana, io farò del tutto affinché la Salernitana prosegua in quel percorso di crescita ulteriore e di stabilizzazione e di stabilità e di forza societaria, perché questa è una squadra, che ci tengo a ribadirlo, che è solida, forte come società. Il nodo multiproprietà infatti resta centrale. Entro il 25 giugno la Salernitana dovrà trovare la quadra per evitare problemi, soluzione a cui la società sta lavorando e che potrebbe prevedere una permanenza, seppur minoritaria, da parte di Mezzaroma. È una delle ipotesi che sono, almeno a come leggo io la norma, naturalmente. Non succede niente, ripeto, stiamo lavorando per risolvere questa situazione, né più né meno. Se volete sapere qualcosa di più specifico, mi dispiace deludervi, perché non c'è niente di più specifico da dirvi oggi.